le cistiti. Le cistiti sono il mio incubo, perché una grande fetta delle pazienti che io vedo in ambulatorio hanno questo tipo di patologia. Tra l'altro vi segnalo che noi al San Raffaele abbiamo un ambulatorio che è gestito da me, che sono la persona che si occupa di questo tipo di disfunzioni anche dal punto di vista di infezioni, completamente gratuito col Sistema Sanitario Nazionale, che è un ambulatorio cistiti. Con la ricetta rossa potete accedere a questo ambulatorio, vedrete soltanto me perché ci sono solo io, e cerchiamo di trattare questo tipo di disturbi, perché abbiamo addirittura istituito un ambulatorio, perché sono disturbi estremamente frequenti nelle donne. È un'infiammazione acuta, mi viene all'improvviso, oppure cronica, torna nel tempo, della vescica, causata da un'infezione batterica. Guardate lì, il 30% delle donne tra i 20 e i 40 anni ne ha avuta almeno una. Per parlare di cistite io devo avere i batteri nelle urine, ma devo avere anche i sintomi. Vengono spessissimo delle donne da me che sono state uccise di antibiotici da tutti i loro medici di famiglia soltanto per delle urinocolture positive, in assenza totale di sintomi. La urinocoltura positiva senza sintomi si chiama batteriuria asintomatica, non deve essere trattata con l'antibiotico. Ribellatevi se un medico vi fa fare per caso una urinocoltura, trova dei batteri e vi dà l'antibiotico, perché il fatto di assumere terapia antibiotica in assenza di sintomi ci fa bruciare un possibile antibiotico che potrebbe essere utile nel caso ci venisse davvero la cistite. Se io faccio sviluppare al mio corpo e alla mia vescica una resistenza nei confronti di un antibiotico che in quel momento non devo prendere perché non ho i sintomi, mi sono bruciata la possibilità di utilizzarlo nel futuro. Quindi no agli antibiotici senza sintomi. Quali sono le cause di cistite? Il principale agente responsabile della cistite è l'Escherichia coli. L'Escherichia coli causa dal 70 al 95% delle cistiti che noi vediamo in ambulatorio. Perché l'Escherichia coli è così importante ed è così presente? Perché l'Escherichia coli si trova nel retto. L'Escherichia coli si trova nel retto. Se io non evacuo correttamente le feci, se io non ho una corretta igiene intima, l'Escherichia coli migra dal retto alla vescica, causando infezioni che si possono anche ripetere nel tempo. Principale causa di infezioni, la stitichezza. Vengono da me pazienti che hanno fatto terapie infinite di antibiotici, ma nessuno ha mai chiesto loro come si scarica l'intestino. È la prima domanda che bisogna fare. Nel 90% dei casi la cura dell'intestino cura la cistite, quindi la regolarizzazione dell'intestino cura le cistiti. Questo sembra scontato, in realtà non lo è, perché vedo pazienti che evacuano una volta ogni 15 giorni e che si lamentano del fatto di non riuscire a curare la loro cistite, ma la causa è unicamente la stitichezza. Il diabete e le patologie neurologiche, proprio perché alterano la normale flora batterica vaginale, intestinale e vescicale. La presenza di prolasso o di atrofia vescicale, questo si riallaccia un po' alla menopausa, che è una delle cause di incontinenza, ma che può anche essere un fattore predisponente la cistite, l'utilizzo di dispositivi anticoncezionali, i traumi da rapporti sessuali e la riduzione delle difese immunitarie, per esempio nelle pazienti che fanno chemioterapia. Quali sono i sintomi della cistite? E questo ve l'ho messo perché arrivano spessissimo donne da me che mi dicono: dottoressa, io ho la cistite. E io ci tengo sempre a precisare e a capire quali siano i sintomi. La cistite brucia. Andare tante volte in bagno non vuol dire avere la cistite. Alzarsi di notte non vuol dire avere la cistite. La cistite fa avere dolore alla menzione, bruciore alla menzione. Ci vado tante volte e urino poco, ho grosse difficoltà a urinare perché mi sembra di non riuscire mai a svuotarmi quanto vorrei, ho dolore e bruciore quando urino, ho dolore a livello del pube
ho bisogno urgente di urinare, ma mi sembra sempre di non averla fatta tutta e che qualcosa rimanga all'interno, e talvolta posso avere, in concomitanza con questi sintomi, sangue nelle urine. Vi ho messo il segnale lì di pericolo, perché il sangue nelle urine è qualcosa che dovete sempre indagare. Se c'è un'infezione, il sangue nelle urine è molto probabile che sia legato all'infezione, ma non lasciate mai correre la presenza del sangue nelle urine, perché questo potrebbe essere anche legato a qualcos'altro di più aggressivo di un'infezione. Ditelo sempre. È capitato a tutti, l'avete visto nel 30-40% delle persone, di avere un episodio di cistite nella vita, ma cosa succede quando mi viene un episodio di cistite al mese? Questo complica enormemente e impatta enormemente sulla qualità di vita delle pazienti. Cosa vuol dire avere cistiti ricorrenti innanzitutto? Vuol dire che ho più di 3 o 4 episodi di cistite in un anno. Cosa faccio se ho delle cistiti ricorrenti? La terapia è prevalentemente comportamentale. Quando le pazienti mi chiedono se possono guarire dalle cistiti ricorrenti, la mia risposta è sempre che forse non riesco a guarirle completamente dalla cistite, perché all'interno della cistite, oltre che a fattori comportamentali e di errate abitudini di vita, rientrano anche dei fattori genetici e proprio di alterazione cronica della flora batterica. Quello che dobbiamo fare è aumentare il tempo che intercorre tra una cistite e l'altra. Una donna che ha una cistite al mese, se riesco a fargliene avere una l'anno, ha un cambiamento e un miglioramento incredibile. Per cui, bere adeguatamente, che non vuol dire bere 4 litri di acqua al giorno, ma berne 1,5 litri / 2, migliora notevolmente la qualità delle urine, rendendole poco concentrate. Rapporti sessuali protetti, evitare creme spermicide. Vi ho messo questo elenco, che è un elenco piuttosto, sembra un elenco piuttosto sterile, però in realtà sono le regole cardine per evitare che si ripetano episodi di cistite. Minzione pre e post rapporto sessuale, acidificazione delle urine o impedire l'adesione dei germi, quindi utilizzare tutta una sorta di non farmaci ma integratori che migliorino un po' le difese della vescica e un po' la peggiorino l'ambiente, in modo che sia un ambiente non favorevole per i batteri. La terapia con estrogeni locali nel caso della menopausa, eventuale profilassi antibiotica per evitare le ricadute, ma fondamentale, come avete capito, ci tengo molto, è migliorare il transito intestinale, utilizzando talvolta dei lassativi, utilizzando fermenti lattici, utilizzando probiotici. Sembra una cavolata, ma il miglioramento del transito intestinale migliora fino a far quasi scomparire la recidiva di cistite. Poi, in secondo luogo, una volta analizzate e risolte le cause sulle quali effettivamente possiamo agire, abbiamo l'urologo che ci consiglierà come risolvere eventualmente cause di ristagno urinario, ad esempio prolassi della vescica, utilizzando anche delle strategie quali delle instillazioni di acido ialuronico, che serve a ricostituire un po' la mucosa della vescica e quindi renderla meno facilmente attaccabile da agenti patogeni.